Presidente Sebastiani, una grandissima vittoria oggi per il Pescara, grandissima perché questa era una gara difficile e complicata in cui la squadra non aveva fatto bene per 80 minuti, siete riusciti a ribaltarla e a vincerla? Sì, intanto secondo me vanno fatti i complimenti anche all'Olbia, perché l'Olbia ha giocato una grande partita e ci ha messo in grande difficoltà, quindi complimenti a loro. Poi magari è uscita fuori un po' di qualità da parte nostra e abbiamo fatto due grandi bei gol, perché Ferrari ha fatto un bellissimo gol e Frascatore ha tirato fuori dal cilindro un tiro all'ultimo che ci ha portato i 3 punti. Una partita condizionata molto anche dal vento, perché nel primo tempo loro sono stati avvantaggiati, nel secondo tempo lo siamo stati noi. È chiaro che loro hanno trovato il gol subito e quindi hanno avuto più tranquillità. Noi abbiamo dovuto rincorrere dall'inizio, quindi qualche difficoltà in più l'abbiamo avuta. Cosa significa, Sebastiani, questa vittoria per il morale, per lo spogliatoio, per la classifica? Martedì ci sarà il Cesena, insomma, è d'obbligo credere ancora nel terzo posto e provare a vincerle tutte, a fare il massimo comunque. Significano 3 punti, la vittoria significa sempre 3 punti, quindi sono 3 punti importantissimi per noi in questo momento. Martedì c'è la partita ancora più importante che non bisogna assolutamente fallire, perché se vuoi cercare di agguantare il terzo posto, martedì hai solo un risultato. Tornando alla gara di oggi, qualche volta in questa stagione, in qualche occasione, Auteri aveva fatto delle sostituzioni che in molti dalla tribuna non avevano capito. Oggi ha mandato in campo Ferrari e Frascatore. Ferrari e Frascatore hanno segnato i gol della vittoria. Mi viene da sorridere perché dalla tribuna quelli che non l'hanno capito molte volte magari non le capiamo nemmeno noi, ma non perché il mister sbagli, perché noi non facciamo l'allenatore. Quindi in tribuna ci sono i tifosi, sono quelli che guardano le partite, in panchina sono gli allenatori. Quindi dire che sono cambi sbagliati, il mister vede i ragazzi tutta la settimana, quindi fa delle scelte secondo quello che vede. Secondo me le ha fatte sempre con oculatezza, poi una volta magari ti va bene, una volta ti va meno bene. Presidente, nei prossimi giorni potrebbe arrivare questo deferimento di cui tanto si parla e lei ha sempre detto di essere tranquillo, lo è ancora oggi. Ma lo ribadisco che siamo tranquilli, abbiamo piena fiducia nell'operato della Procura federale, ma noi abbiamo tutte le nostre spiegazioni a tutto quello che probabilmente ci verrà contestato, perché lo ribadisco, noi scambi di figurine non ne abbiamo fatte e abbiamo tutti quanti i giocatori che sono in attività e stanno giocando. Poi voglio dire, quando si parla di giovani bisogna stare attenti, perché poi se fra 2 anni magari qualcuno di questi diventa un fenomeno, che facciamo? Ci riprendiamo il deferimento o facciamo il contrario? Mi sembra che anche il Presidente federale si sia espresso in un'intervista ultima, dicendo appunto che non è semplice valutare i giocatori. Oggettivamente non lo è, perché soprattutto quando si parla di giovani, se prendiamo i giornali specializzati tipo Transfer Market, quello a cui fanno riferimento un po' tutti, troviamo magari dei valori fuori mercato di giocatori che hanno 35-36 anni che non comprerà mai nessuno. E poi magari io mi ricordo che Torreira in quel periodo valeva 50.000 euro, mi sembra che sia stato venduto poi a 30 milioni, quindi chi è che ha sbagliato? Si aspetta un'ammenda, quindi. No, io non mi aspetto nulla, perché non abbiamo fatto nulla, quindi non mi aspetto nulla, ci difenderemo fino all'ultimo grado di giudizio. Per chiudere, Presidente, questione società, insomma, Pescara prossimo a diventare americano ad aprile, tra qualche giorno, tra qualche settimana. Ma io mi auguro che sia prossimo intanto ad avere una nuova proprietà, poi se sia americana, italiana o inglese lo vedremo nei prossimi, spero nei prossimi giorni. L'importante è che arrivi qualcun altro, perché obiettivamente, come ho sempre detto, credo sia arrivato il momento di cambiare, di fare un cambio di marcia e soprattutto da parte mia, che sono 13 anni che al di là di quello che pensa qualcuno, faccio sacrifici per questa società. Se siamo ancora qua, non è che lo dico con orgoglio, il merito è del sottoscritto. Saranno americani i nuovi proprietari a Pescara. Paolo, ma se sono americani e italiani, che vi cambia? L'importante è che ci siano i nuovi proprietari, seri, soprattutto seri.